Siamo in compagnia di Fra Paolo Fiasconaro, che è il segretario dell'Unione delle Province, dei Superiori Provinciali Italiani degli Ordini Francescani. È qui al Festival Francescano di Rimini. Come mai? Per quale tipo di veste, quale tipo di servizio? Sì, noi, essendo segretario delle quattro famiglie francescane italiane, siamo vicini a questa realtà del festival, ormai già sta cominciando a diventare adulto. I provinciali sono vicini a questa iniziativa perché vedono proprio una presenza di noi francescane tra la gente, e poi sull'onda, anche sull'invito di Papa Francesco, questa chiesa in uscita che va nelle periferie. Noi lo stiamo vedendo qua, la gente che passa in questa bella Rimini, che cammina, che guarda, che osserva, che vede il saio francescano. Senz'altro è una testimonianza di presenza, di quella presenza che il Papa appunto insiste molto in questo nuovo concetto di missione, essere tra la gente. E noi appunto i provinciali, che in Italia siamo un bel numero, ecco, vogliamo essere vicini a questa esperienza. Siamo convinti che, continuando ancora in questa itineranza del festival, sicuramente il messaggio di Francesco arriverà ancora più in profondità. Quest'estate i conventuali a Roma sono stati protagonisti di un'iniziativa molto bella, molto importante. Ce la spieghi in una battuta? Sì, io, essendo responsabile del centro missionario francescano dei conventuali, abbiamo avuto questa idea di chiedere agli organizzatori dell'estate romana sul Tevere. Sappiamo che nelle banchine sono diversi stand, che poi è la movida romana. Abbiamo chiesto l'ospitalità e ci hanno dato a titolo gratuito questo stand, e lo stand è servito un po' per accostare la gente a noi francescani, far conoscere le missioni francescane nel mondo, ma anche far conoscere, come dicevo prima, il nuovo concetto di missione secondo gli insegnamenti di Papa Francesco. E noi eravamo ogni sera dalle ore 19 alle ore 24 tra la gente con l'abito francescano a far mediare questa idea di una missionarietà di francescani vicini al mondo che durante l'estate svolge la sua vacanza, il suo momento di relax serale. È stata una bella esperienza, siamo convinti di continuarla, ma soprattutto siamo convinti che il vivere il francescanesimo a contatto con la gente senz'altro porta qualcosa in più nel approfondire l'ideale francescano in mezzo al popolo santo di Dio che ci è stato affidato.